cui mi è stato guida, per accendere il mio cuore ad una gioia nel servire il Vangelo, e ha comunicato l'entusiasmo di amare Gesù e la passione di servire il popolo di Dio, con una carità creativa. Di questo le sono immensamente grato e benedico il Signore per averlo incontrato. Ecco, siamo qui radunati dal Signore. Saluti tutti i fratelli vescovi e tutti i sacerdoti e tutti i fratelli. In modo particolare a lei chiedo di mettere la sua paternità a servizio dello Spirito Santo, perché sia generato un nuovo apostolo per la Chiesa di Rossano e Cariati. Grazie. Grazie a lei, Eccellenza, e con i sentimenti espressi così bene di questa celebrazione chiediamo sinceramente perdono dei nostri peccati. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. O Dio, che nella sovrana larghezza del tuo amore vuoi che il tuo servo, il presbitero Giuseppe, presieda nella carità alla tua chiesa di Rossano Ferriati, fa che egli adempia degnamente al ministero episcopale e, tenendo lo sguardo rivolto a te, supremo pastore, guidi con la parola e l'esempio il popolo che tu oggi gli affidi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo. Solo la parola del Signore può conoscere e chiamare colui che deve esercitare il ministero profetico. Solo lo Spirito del Signore può consacrare e inviare colui che deve portare l'annunzio del Vangelo di Cristo nella comunione e nella successione apostolica del Collegio dei Vescovi. Solo il dono di Dio, custodito e ravvivato, può dare la forza di Dio per soffrire per il Vangelo. E poiché il Vescovo è nella Chiesa e la Chiesa è nel Vescovo, con lui l'intera Chiesa particolare è inviata a tutto il mondo per recare l'annunzio del Vangelo nel dono della pace che anticipa e fa prossimo il regno alle donne e agli uomini tutti. Dal libro del profeta Geremia. Mi fu rivolta questa parola del Signore: prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore mi disse: non dire sono giovane, tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non avere paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti. Oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca. E il Signore mi disse: ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Parola di Dio. Non temerò alcun male,
perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo incastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio calice trabocca. Fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio, infatti, non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti, dunque, di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per Lui. Ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno. So infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la fede e l'amore che sono in Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il bene prezioso che ti è stato affidato. Parola di Dio. Alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore. Restiamo tutti in piedi. Lo Spirito Santo, che ha reso udibile la parola di Dio contenuta nelle Scritture, viene ora invocato perché riempia della sua grazia il cuore dell'eletto e di tutta questa assemblea orante. Thank you.
rappresentato, ora l'eletto. Ci possiamo sedere? Così come diceva il profeta Ezechiele, scelto da Dio. Il vescovo eletto viene ora accompagnato dinanzi al vescovo che presiede, al quale un presbitero della chiesa di Rossano Cariati chiede di ordinare vescovo Don Giuseppe. Ascoltiamo e al termine della presentazione acclameremo tutti nel canto. Reverendissimo Padre, la Santa Chiesa di Rossano Cariate chiede che sia ordinato vescovo il presbitero Giuseppe Satriano. Avete il mandato del Papa? Sì, lo abbiamo. Se ne dia lettura. Il mandato è indispensabile per la validità dell'ordinazione. Francesco, vescovo, servo dei servi di Dio, al diletto figlio Giuseppe Satriano, fino a questo momento vicario generale della Chiesa Arcivescovile di Brindisi Ostuni, eletto Arcivescovo di Rossano Cariati, salute e apostolica benedizione. Dovendosi mettere un pastore a capo della sede arcivescovile di Rossano Cariati, vacante, dopo che il venerabile fratello Santo Marciano è stato costituito ordinario militare d'Italia, dopo aver ascoltato la congregazione per i vescovi, tu, diletto figlio, provvisto delle dovute doti ed esperto delle realtà ecclesiali, sempre degno di guidarla. Noi dunque, posti sulla sede del Beato Pietro, solleciti del bene di tutto il gregge del Signore, con la nostra somma potestà apostolica ti nominiamo, con tutti i diritti e i doveri, arcivescovi di Rossano Cariati. Concediamo che tu riceva l'ordinazione da qualunque vescovo cattolico fuori dalla città di Roma, osservate le leggi liturgiche e premesse la professione della fede cattolica e il giuramento di fedeltà verso noi e i nostri successori secondo i sacri canoni e le consuetudini. Raccomandiamo inoltre che questa lettera sia resa nota al clero e al popolo della stessa sede ed esortiamo costoro ad accoglierti lieti e a rimanere sempre uniti a te. E infine, diletto figlio, fa di adempiere il gravissimo dovere pastorale in modo tale che i fedeli a te affidati continuino a crescere quotidianamente nella fede, nella speranza e massimamente nella carità che è l'essenza stessa di Dio. La pace e la luce di Cristo, per intercessione della Beata Vergine Maria, siano sempre con te e con questa carissima comunità ecclesiale nella diletta regione Calabra. Dato a Roma, presso San Pietro, il 15 del mese di luglio, nell'anno del Signore 2014, nell'anno secondo del nostro pontificato. Tutti insieme. La lettura della bolla, come la sua presenza, è indispensabile per la validità dell'ordinazione. Segue ora l'omelia del Cardinale, attraverso la quale viene presentata l'identità e la missione del Vescovo. Venerati fratelli dell'Episcopato, del Presbiterato, del Diaconato, distinti e autorevoli autorità qui presenti,
Carissimi fratelli e sorelle, amati dal Signore, con il cuore colmo di gioia rendiamo grazie a Dio per il dono grande che oggi fa la sua Chiesa con l'ordinazione episcopale del nostro fratello Monsignor Giuseppe Satriano. Lo ha scelto tra i figli della Chiesa di Brindisi Ostuni per donarlo come padre a quelli di Rossano Cariati, da un mare all'altro, uniti qui nell'unico canto di lode e di benedizioni al Signore, a Lui solo la gloria e l'onore nei secoli. Il nostro ringraziamento va doveroso e filiale al nostro amatissimo Papa Francesco, e facciamo un applauso a Papa. Che ci ha trasmesso questo dono, e alla corona dei confratelli vescovi, la cui presenza mette in evidenza la dimensione collegiale del ministero episcopale. Ed infatti, attraverso l'imposizione delle nostre mani e la preghiera di ordinazione, che Monsignor Satriano diventerà vescovo. Sarà cioè configurato di nuovo ed in pienezza dallo Spirito Santo, dallo Spirito che regge e guida, a Gesù, l'unico sommo ed eterno sacerdote, capo servo, sposo e pastore della Chiesa, per reggerla nel suo nome e nella sua persona. È lui, il buon pastore, il protagonista di questa celebrazione. Su di lui pertanto fissiamo tutti lo sguardo della nostra contemplazione per poter percepire la grandezza del mistero che investe questo nostro fratello. E in realtà è dal mistero di Cristo, unico vescovo delle anime nostre, che scaturisce il ministero del vescovo, il quale rende visibile la sua incessante presenza invisibile e ne prolunga nel tempo la sua unica e universale missione di salvezza. Con quest'ottica di fede partecipiamo alla nascita del nuovo vescovo e accogliamolo con fede, memori dell'esortazione di Sant'Ignazio Martire: chiunque il padre di famiglia abbia mandato ad amministrare la sua casa deve essere accolto come colui che lo invia. Perciò è evidente che dobbiamo venerare il vescovo come il Signore in persona. Ma su Gesù, buon pastore, fissa lo sguardo soprattutto tu, Giuseppe, fratello carissimo. In quest'ora così importante della tua vita, nella quale si manifesta il grande disegno di amore di Dio su di te. Come il profeta Geremia ti ha conosciuto prima di formarti nel grembo materno e prima che tu uscissi alla luce ha pensato di consacrarti ed inviarti al suo amato popolo di Rossano Cariati come suo profeta, come voce e segno sacramentale del suo amore, dell'amore del buon pastore. Certamente, fin dagli anni del seminario regionale e soprattutto dall'ordinazione presbiterale conferita il 28 settembre 1985 da Monsignor Settimio Todisco, il tuo sguardo di sacerdote non ha cessato mai di fissarsi sul buon pastore. A tanto poi sei stato stimolato anche come educatore e padre spirituale del seminario, come insegnante di religione nelle scuole di Ostuni e di Brindisi e soprattutto come parroco, sia Fidei Donum in terra di missione, sia nella tua arcidiocesi a Mesagne. E dal buon pastore hai tratto luce e forza
per svolgere diligentemente gli altri compiti che gli sono stati affidati a servizio della diocesi, come canonico della cattedrale, responsabile della formazione dei giovani sacerdoti, vicario episcopale per il clero e la vita consacrata, segretario generale del Sinodo dei Vescovi e vicario generale. Ma a Gesù, buon pastore, dovrai riferirti e modellarti soprattutto ora che con l'ordinazione episcopale sarai in pienezza il segno sacramentale della sua presenza in mezzo al suo popolo, così come lo aveva preannunziato il profeta Ezechiele e si è presentato lui stesso, un pastore vigile custode del gregge, che si prende cura personalmente delle pecore, le conosce a una, le chiama per nome, le difende dai lupi, le guida e le raduna nell'unico ovile, va in cerca di quella smarrita, fascia quella ferita, cura quella ammalata, senza trascurare le sane e le forti, e per tutte offre la sua vita. E quanto ti ricorderà il pastorale che avrò la gioia di affidare alle tue mani. L'episcopato, infatti, non è un onore, ma un servizio di amore da esercitare secondo l'esempio e l'insegnamento del buon pastore, il quale ha detto di essere venuto non per farsi servire, ma per servire. E questo stile di servizio richiede da quanti egli chiama a guidare e governare nel suo nome la sua Chiesa. Essere a servizio del gregge di Cristo significa anzitutto farsi modello del gregge per condurlo verso i verdi pascoli della verità e le acque tranquille della vita divina con la grazia della carità pastorale. È questa la grazia peculiare dell'ordinazione, come partecipazione e irradiazione dell'amore sponsale del buon pastore alla sua Chiesa di Rossano Cariati, nella donazione e nella fedeltà simboleggiate dall'anello che ti consegnerò nel suo nome. Sempre fedele alle promesse che farai fra poco, con la costante tensione personale alla santità, sii segno vivo, perfezionatore e promotore della santità dei fedeli, secondo l'esigente significato della mitra. Raviva per questo ogni giorno in te, come ti ha ricordato San Paolo, il dono di Dio che fra poco ti sarà conferito attraverso l'imposizione delle nostre mani dallo Spirito Santo, spirito non di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza, che l'unzione del crisma sul capo esprime e manifesta. Discepolo sempre di Cristo, ma da oggi anche suo araldo e testimone fedele, maestro autentico, custode vigile e difensore coraggioso della fede, nutri te e il tuo popolo anzitutto con il pane della parola di Dio, che l'accende, la riaccende e l'alimenta. L'annunzio del Vangelo, che tra poco sarà posto sul tuo capo, sarà il tuo primo dovere di vescovo, e tu lo annunzierai a tutti con la forza dello Spirito, testimoniandolo con la tua vita personale di vero discepolo missionario, come Papa Francesco vuole e definisce i cristiani nell'affascinante esortazione Evangelii Gaudium, che dovrai sempre tenere presente. Sii tu il Vangelo vivente, in dialogo con tutti, con chi crede e chi non crede, con quello stile missionario e quello spirito comunitario che in un contesto secolarizzato e pluralista come il nostro è il varco obbligato della nuova evangelizzazione. Lo stile missionario sia quello indicato da Gesù nella prima missione dei discepoli.
lo stile dell'umiltà, della semplicità, della essenzialità, della povertà, della pazienza, del coraggio, della collegialità e soprattutto della fiducia totale nella forza e nel potere che ti darà il Signore e che ti renderanno capace di sostenere e superare ostilità, rifiuti, resistenze. Rivestito della pienezza del sacerdozio e principale dispensatore dei misteri di Dio, nutri te e il tuo popolo soprattutto con i sacramenti della fede che donano o ridonano o accrescono la vita divina e alimentano soprattutto l'unica speranza che non delude, Gesù crocifisso e risorto. Espressa nella grande croce gemmata del tuo stemma, sii di essa assertore instancabile con l'audacia profetica e la testimonianza fedele che ti fa cantare le misericordie del Signore. E l'audacia che scaturisce dalla preghiera e dalla contemplazione. Come intercessore per il tuo popolo, prega senza stancarti con lui, in modo che la Chiesa di Rossano Cariati, come casa e scuola di preghiera, si edifichi, cresca e si rinnovi incessantemente, soprattutto attraverso la celebrazione e l'adorazione eucaristica, fonte culmine della sua vita e della sua missione, cuore e centro della tua vita e del tuo ministero. Come principio e fondamento visibile di unità della Chiesa a te affidata, custodiscila nella comunione, perché come casa e scuola di comunione cresca nell'entusiasmo della missione, dell'uscire cioè gioiosa dal cenacolo per donare a tutti la gioia del Vangelo col fuoco della Pentecoste. Mandato dal padre di famiglia a governare la sua famiglia, sì in essa il riverbero della sua paternità tenera, premurosa, costante, compassionevole e misericordiosa. Sempre strettamente unito ai tuoi fedeli, cammina davanti a loro per indicare la via da seguire, in mezzo a loro per sostenerli nella difficoltà del cammino, dietro a loro per difenderli con la forza del tuo amore, espressione dell'amore di Dio. Espressione del suo amore sarà anzitutto la tua predilezione per i sacerdoti, tuoi necessari consiglieri e cooperatori e per i diaconi posti a servizio della Chiesa. Amali tutti e ciascuno come i tuoi fratelli più cari, gli amici più intimi, i figli più vicini al tuo cuore di padre, preoccupandoli soprattutto della loro serenità, formazione e santificazione. Espressione del suo amore sarà la tua collaudata attenzione ai membri della vita consacrata, posta nel cuore stesso della Chiesa come elemento decisivo per la sua missione. Espressione del suo amore sarà la valorizzazione dei fedeli laici, uomini e donne, nella varietà dei carismi, dei ministeri e delle realtà associative, convinto come sei del loro specifico ruolo nell'unica missione della Chiesa a servizio del mondo. Favorisci per quanto ti è possibile il loro sempre più attivo protagonismo nella compartecipazione e nella corresponsabilità, animate però dalla comunione, che è unità nella molteplicità, ricchezza nella varietà e complementarità nella diversità. Espressione del suo amore sarà la salvaguardia e il coinvolgimento pastorale della famiglia, oggi insidiata da sfide inedite, con particolare attenzione per i ragazzi e i giovani maggiormente esposti alle suggestioni del secolarismo materialista, edonista, permissivo, libertario, senza però
trascurare gli anziani. Espressione del suo amore sarà soprattutto l'amore preferenziale per i poveri, gli ammalati, gli emarginati, gli immigrati, con i quali il buon pastore ha voluto identificarsi e che da sempre hanno avuto largo spazio nel tuo cuore di sacerdote. Il tuo lodevole servizio ai ragazzi disabili presso le realtà della nostra famiglia ora si amplia a tutta la periferia esistenziale della nuova arcidiocesi. Dovunque soffre e attende la carne viva di Cristo, dona la sua voce e il suo cuore. Sii segno della Chiesa maternamente presente nella storia, come ha detto il Papa, bellissimo questo, della carissima comunità ecclesiale nella diletta regione Calabria, condividendo e promuovendo i tanti valori che altamente la onorano e la esaltano e offrendo la luce del Vangelo e della dottrina sociale della Chiesa alla soluzione dei problemi che l'angustiano e dei mali che l'affliggono. Fratello carissimo, non sarai solo della nuova missione episcopale che da oggi si snoderà attraverso gioie e sofferenze, speranze e delusioni, consensi e incomprensioni, all'insegna della croce gloriosa del buon pastore che ha offerto la vita per il gregge. E questo il prezzo della carità pastorale. Te lo ha ricordato San Paolo come a Timoteo: soffri anche tu insieme con me per il Vangelo, aiutato dalla forza di Dio. E con te sarà anzitutto il buon pastore, che ha promesso di essere tutti i giorni con te per guidarti nel giusto cammino, soprattutto quando dovrai attraversare le valli oscure del ministero. Sentitelo sempre accanto, la tua destra, sempre vicino, certo come il salmista che il suo bastone e il suo vincastro ti daranno sicurezza. Stretto intimamente a lui, bontà e fedeltà ti saranno compagne tutti i giorni della tua vita. Con te saranno i tuoi padri arcivescovi Settimio, Rocco e Domenico. E con loro tutti noi confratelli vescovi, che con immensa gioia e fraterno affetto ci accogliamo nel collegio episcopale. Con te sarà sempre la tua chiesa madre, Brindisi Ostuni, dalla quale il Signore ti ha preso, e la chiesa di Rossano Cariati, alla quale ti ha donato. Con te sarà soprattutto, con i santi che fra poco invocheremo, Maria, la madre di Gesù e degli Apostoli, la nostra regina Puglie. Ha segnato le tappe del tuo itinerario seminaristico e sacerdotale, e tu, come Giovanni, l'hai presa con te nella casa del tuo cuore. Da oggi sarà la stella del tuo episcopato, come hai voluto farla brillare nell'alto dello stemma. Alla sua costante intercessione si associa la preghiera del tuo caro papà dal cielo e della tua cara mamma qui presente, che insieme a tutti i familiari saluto con cordiale e fraterna esultanza. Il nostro augurio più splendido, anche qui, il nostro augurio più splendido e per te anche più impegnativo, fratello carissimo, è quello che l'odierna liturgia esprime nelle preghiere della Chiesa e che noi porremo tra le offerte sull'altare. Possa tu esercitare per lunghissimi anni a servizio del gregge di Cristo il sommo sacerdozio in modo irreprensibile per la gloria del Padre, nel nome del Figlio e con la potenza dello Spirito Santo. Amen.
Sinodale ha delineato l'identità e la missione del Vescovo. Agli altri Vescovi e davanti al popolo di Dio tutto, l'eletto esprime la sua volontà di vivere il ministero in Cristo, secondo l'intenzione della Chiesa, in comunione con l'ordine dei Vescovi, sotto l'autorità del Papa, successore di Pietro. Prendono posto i due arcivescovi con consacrante, Monsignor Domenico e Rocco. Richiede che l'ordinando vescovo sia interrogato in presenza del popolo sul proposito di custodire la fede e di esercitare il proprio ministero. Vuoi, fratello carissimo, adempiere fino alla morte il ministero a noi affidato dagli apostoli, che noi ora trasmettiamo a te mediante l'imposizione delle mani con la grazia dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi predicare con fedeltà e perseveranza il Vangelo di Cristo? Sì, lo voglio. Vuoi custodire puro e integro il deposito della fede secondo la tradizione, conservata sempre e dovunque nella Chiesa fin dai tempi degli Apostoli? Sì, lo voglio. Vuoi edificare il corpo di Cristo che è la Chiesa, perseverando nella sua unità, insieme con tutto l'ordine dei Vescovi, sotto l'autorità del successore del Beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Vuoi prestare fedele obbedienza al successore del Beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Vuoi prenderti cura con amore di padre del popolo santo di Dio e con i presbiteri e i diaconi tuoi collaboratori nel ministero, guidarlo sulla via della salvezza? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre accogliente e misericordioso nel nome del Signore verso i poveri e tutti bisognosi di conforto e di aiuto? Sì, lo voglio. Vuoi, come buon pastore, andare in cerca delle pecore smarrite per riportarle all'ovile di Cristo? Sì, lo voglio. Vuoi pregare senza mai stancarti Dio Onnipotente per il suo popolo santo ed esercitare in modo irreprensibile il ministero del sommo sacerdozio? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Chiesa in preghiera, ora con le litanie dei santi invochiamo la grazia divina per l'eletto. Stiamo attenti alle risposte che dobbiamo dare insieme, seguiamo dal libretto. Preghiamo, sorelle e fratelli carissimi, Dio onnipotente e misericordioso, perché conceda a questo nuovo eletto la ricchezza della sua grazia per il bene della Chiesa. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Santa Maria, Madre di Dio, San Michele, Santi Angeli di Dio, San Giovanni Battista,
San Giuseppe, santi patriarchi e profeti, santi Pietro e Paolo, Sant'Andrea, San Giovanni, San Giacomo, San Tommaso, santi Filippo e Giacomo, San Bartolomeo, San Matteo, santi Simone e Giuda, San Mattia, santi apostoli ed evangelisti, Santa Maria Maddalena, santi discepoli del Signore, Santo Stefano, Sant'Ignazio d'Antiochia, San Lorenzo, Sante Perpetua e Felicita, Sant'Agnese, San Teodoro, Santo Ronzo, santi martiri di Cristo, San Gregorio, Sant'Agostino, Sant'Atanasio, San Basilio, San Martino, San Cataldo, santi Cirillo e Metodio, San Nilo da Rossano, San Bartolomeo il Giovane, San Benedetto, San Leonardo Eremita, San Francesco, San Domenico, San Francesco Saverio, San Giovanni Maria Vianney, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa di Gesù, San Lorenzo da Brindisi, santi e sante di Dio, nella tua misericordia, salvaci, Signore, da ogni male, salvaci, Signore, da ogni peccato, salvaci, Signore, dalla morte eterna, salvaci, Signore, per la tua incarnazione, la tua morte e risurrezione, salvaci, Signore, per il dono dello Spirito Santo, salvaci, Signore, noi peccatori ti preghiamo, ascoltaci, Signore, conforta e illumina la tua Santa Chiesa, proteggi il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo. Ascoltaci, Signore.
benedici questo tuo eletto. Benedici e santifica questo tuo eletto. Benedici, santifica e consacra questo tuo eletto. Manda nuovi operai nella tua messe. Dona al mondo intero la giustizia e la pace. Aiuta e conforta tutti coloro che sono nella prova e nel dolore. Ascoltaci, Signore. Custodisci e conferma nel tuo santo servizio noi e tutto il popolo a te consacrato. Ascoltaci, Signore. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Ascolta, Padre, la nostra preghiera e fondi su questo tuo Figlio, con la pienezza della grazia sacerdotale, la potenza della tua benedizione, per Cristo nostro Signore. Intensifichiamo il nostro silenzio. L'imposizione delle mani sul capo dell'eletto da parte del vescovo ordinante principale e degli altri vescovi e la preghiera di ordinazione sono l'elemento essenziale e centrale dell'ordinazione stessa. Gesto e parole intimamente connessi. Viene così conferito all'eletto il dono dello Spirito che regge e guida per il ministero episcopale. Dopo l'imposizione delle mani da parte dei vescovi si imporrà sul capo dell'ordinando il libro dei Vangeli che due diaconi terranno aperto per tutta la preghiera ad indicare il primo dono e compito del vescovo. Lo spirito invocato è lo spirito di presidenza della Chiesa. Per i sacerdoti è lo spirito di consiglio, per i diaconi è lo spirito di servizio. Ora impongo le mani a tutti gli altri vescovi. Presidente della Conferenza Episcopale Pugliese, il segretario generale della CEI,
nunzio Galantino. L'eparca dell'eparchia di Lungro, Monsignor Olivero, di rito greco-bizantino. Il nuovo vescovo di Castellaneta. Diacono impongono sul capo dell'ordinando il Vangelo aperto, segno che tutta la Chiesa e i suoi pastori sono sotto la parola di Dio e a lui, a lei devono obbedienza. O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, che abiti nell'alto dei cieli e volge lo sguardo su tutte le creature e le conosce ancor prima che esistano, con la parola di salvezza hai dato norme di vita nella tua Chiesa. Tu dal principio hai eletto Abramo come padre dei giusti, hai costituito capi e sacerdoti per non lasciar mai senza ministero il tuo santuario e fin dall'origine del mondo hai voluto essere glorificato in coloro che hai scelto e fondi ora sopra questo eletto la potenza che viene da te, o Padre, il tuo spirito che regge e guida. Tu lo hai dato al tuo diretto figlio Gesù Cristo ed egli lo ha trasmesso ai santi apostoli che nelle diverse parti della terra hanno fondato la Chiesa come tuo santuario a gloria e lode perenne del tuo nome. O Padre, che conosci i segreti dei cuori, concedi a questo tuo servo, da te eletto all'Episcopato, di pascere il tuo santo gregge e di compiere in modo irreprensibile la missione del sommo sacerdozio. Egli ti serva notte e giorno per renderti sempre a noi propizio e per offrirti doni della tua santa Chiesa. Con la forza dello spirito del sommo sacerdozio abbia il potere di rimettere i peccati secondo il tuo mandato. Disponga i ministeri della Chiesa secondo la tua volontà. Sciolga ogni vincolo con l'autorità che hai dato agli apostoli per la mansuetudine e la purezza di cuore, sia offerta viva a te gradita
per Cristo tuo Figlio. A te, o Padre, la gloria, la potenza, l'onore, per Cristo con lo Spirito Santo, nella Santa Chiesa, ora e nei secoli dei secoli. La preghiera di ordinazione è il momento centrale di tutto quanto il rito. Possiamo metterci seduti, qualche gesto accompagnato ancora dalle parole illustrerà davanti a noi quanto è avvenuto con l'imposizione delle mani e la preghiera. Il vescovo che presiede unge con il crisma il capo del nuovo vescovo, a significare la particolare partecipazione al sacerdozio di Cristo, e consegna all'ordinato anzitutto il Vangelo, poi l'anello, poi la mitra e quindi il pastorale, altrettanti segni del ministero episcopale. Il nuovo vescovo verrà poi invitato a prendere il primo posto tra i concelebranti e riceverà il bacio di pace dai confratelli, a sigillo della sua aggregazione al collegio dei vescovi. Stiamo attenti. L'unzione del capo con il sacro crisma ci ricorda l'unzione di Davide, re guida del suo popolo. Dio che ti ha fatto partecipe del sommo sacerdozio di Cristo e fonda su di te la sua mistica unzione. E con l'abbondanza della sua benedizione dia fecondità al tuo ministero. È il crisma del battesimo, è il crisma della confermazione, è il crisma del sacerdozio, è il crisma dell'episcopato, pienezza della dignità sacerdotale. La consegna del Vangelo, il primo compito è quello precipuo del vescovo, araldo del Vangelo, colui che custodisce la sana dottrina e la comunica e la trasmette. Ricevi il Vangelo e annunzia la parola di Dio con grandezza d'animo e dottrina. Segue il consegno dell'anello, segno di fedeltà sponsale alla Chiesa, sposa di Cristo. Ricevi l'anello, segno di fedeltà, e nell'integrità della fede e nella purezza della vita custodisci la Santa Chiesa, sposa di Cristo. L'anello racchiude anche in fusione l'anello sponsale della mamma del nuovo arcivescovo. La consegna della mitra. Ricevi la mitra che risplenda su di te il fulgore della santità, perché quando apparirà il principe dei pastori tu possa meritare la incorruttibile corona di gloria. La mitra è espressione del suo ministero di santificazione del popolo a lui affidato attraverso la celebrazione dei sacramenti. Il vescovo liturgo della sua diocesi e partecipa del sommo sacerdozio. Ricevi il pastorale,
segno del tuo ministero di pastore, abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio. La mitra e il pastorale sono dono della diocesi di Brindisi. Gli abiti liturgici che indossa il nuovo arcivescovo sono gli stessi della ordinazione sacerdotale. Ora l'eletto è insediato sulla cattedra. Quale maestro della fede, perché successore degli apostoli. L'abbraccio di pace che riceve adesso il nuovo arcivescovo dagli altri arcivescovi e vescovi assegna l'accoglienza nel collegio episcopale del nuovo vescovo. La commozione della mamma del nuovo arcivescovo. Servizio d'amore è uno stile di vita. Certamente, è di dedizione e donazione piena al gregge lui affidato. Cammina davanti, usando le stesse espressioni di Papa Francesco, il pastore cammina avanti, in mezzo e dietro alle pecore. Farsi modello del gregge. Farsi modello del gregge nel animare la speranza, sostenere la fede, rafforzare la carità. L'invito ad uno stile di vita volto alla semplicità, alla collegialità, ad avere fiducia totale nel potere del Signore. Diceva il Cardinale, non sei solo in questo ministero, ti accompagnano i tuoi arcivescovi, Settimio, Rocco, Domenico, come anche i santi e particolarmente la Vergine Maria, scelta proprio dal nuovo arcivescovo come protettrice ed espressa anche attraverso la stella nello stemma. La venerazione della regina Apulia, come anche della Vergine Achirotipa, venerata nella diocesi di Cariati, di Rossano Cariati. Ad avere pazienza nell'attraversamento delle valli oscure del ministero. Certamente, quindi anche attraverso le difficoltà che inevitabilmente si incontrano, come anche le persecuzioni, l'essere il pastore che sa sostenere la fiducia, la forza dei propri fedeli. E poi il predecessore diretto di Monsignor Satriano, Santo Marciano, attuale ordinario militare. L'invito a fare attenzione ancora una volta ai giovani, quelli maggiormente esposti ai pericoli, agli anziani, ai poveri, agli immigrati. E molto bello anche il riferimento fatto ai portatori di handicap che Don Giuseppe ha accostato e servito per lunghi anni attraverso l'esperienza stessa e la struttura della nostra famiglia. Per questo anche la presenza di Monsignor Brambilla, vescovo di Novara, così legato all'esperienza della nostra famiglia, originaria appunto della diocesi di Milano, così come il vescovo di Novara, Monsignor Brambilla. Pagina 23, il canto per la presentazione dei doni. Segue la liturgia eucaristica.
un ulteriore riferimento e sottolineatura, il Cardinale l'ha rivolta al nuovo Arcivescovo per aver cura dei sacerdoti, suoi principali e indispensabili collaboratori, come i diaconi, al servizio della Chiesa. Riferimento all'esperienza fondamentale che Monsignor Satriano ha vissuto a Marsabit in Kenya, quale parroco e sacerdote Fidei Domum. Per questo poi ritornato in diocesi ha animato l'ufficio missionario dell'arcidiocesi di Brindisi. Fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta, Signore, le offerte che portiamo all'altare per la tua Chiesa e per il tuo servo Giuseppe, che hai scelto come dispensatore dei santi misteri, e guida il tuo popolo rivestito delle virtù degli apostoli per la crescita spirituale del tuo popolo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il Cristo tuo Figlio, pontefice della nuova ed eterna alleanza, e hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti, e con affetto di predilezione scegli alcuni tra i fratelli che mediante l'imposizione delle mani fa partecipi del suo ministero di salvezza. Tu vuoi che nel tuo nome rinnovino il sacrificio redentore, preparino ai tuoi figli la mensa pasquale, e servi premurosi del tuo popolo lo nutrano con la tua parola e lo santifichino con i sacramenti. Tu proponi loro come modello il Cristo, perché donando la vita per te e per i fratelli si sforzino di conformarsi all'immagine del tuo Figlio e rendano testimonianza di fedeltà e di amore generoso. Per questo dono del tuo amore, o Padre, insieme con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura,
Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ci offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Teodoro e Santo Ronzo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per
Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il Vescovo Salvatore che presiede questa Eucaristia, me indegno tuo servo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Assisti nel suo ministero il nostro fratello Giuseppe, che oggi è stato ordinato Vescovo della Chiesa di Rossano Cariati. Donagli la sapienza e la carità degli Apostoli, perché guidi il tuo popolo nel cammino della salvezza. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente e l'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli e i secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un gesto di pace.
beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Seguiamo il canto di comunione a pagina 31. Dell'ordinazione episcopale di Monsignor Giuseppe Satriano, da oggi, da questo pomeriggio, quindi ufficialmente il nuovo arcivescovo della nuova diocesi calabrese di Rossano. È una diocesi, come dicevamo all'inizio di questo collegamento, che comprende 19 comuni della provincia di Cosenza. Sede arcivescovile è la città proprio di Rossano, dove si trova la cattedrale di Maria Santissima Achiropita, non dipinta da mani d'uomo. A Cariati sorge anche la concattedrale di San Michele Arcangelo e il territorio è un territorio suddiviso in 53 parrocchie. Quale sarà l'azione di Monsignor Satriano Don Mimmo in questa nuova diocesi? Beh, credo con quel tratto che lo ha sempre caratterizzato, quello della cordialità prima di tutto, dell'amicizia, dell'apertura al consiglio, alla collaborazione, alla corresponsabilità. Prima di tutto con gli 84 sacerdoti, di cui riceve la responsabilità nella crescita verso la santità, e dei tre diaconi permanenti, insieme alle 53 parrocchie che costituiscono appunto la parrocchia, la diocesi. 137.000, oltre 137.000 abitanti. Certamente, quindi una diocesi non piccola, ma non grandissima, ma nemmeno piccola, e quindi per certi aspetti una bella responsabilità. L'impegno sarà come sempre quello che lo ha contraddistinto in questo suo cammino religioso, la valorizzazione dei fedeli laici, uomini e donne, dei carismi, dei ministeri e delle realtà associative, convinto, come ha precisato il cardinale De Giorgi, dello specifico ruolo di ognuno di essi nella missione della Chiesa a servizio del mondo, favorendo così un sempre maggiore attivo protagonismo della compartecipazione nella corresponsabilità, animate poi dalla comunione che è unità nella molteplicità, ricchezza nella varietà e complementarità nella diversità. Come dice il Concilio Vaticano II, e così come è stato ricordato anche dal Cardinale nell'omelia, il Vescovo è principio e fondamento dell'unità nella Chiesa a lui affidata. In un discorso che il Santo Padre Francesco ha rivolto ai Vescovi ordinati nell'ultimo anno, ha avuto modo di dire in questo modo: voi siete stati legati da un anello di fedeltà alla Chiesa che vi è stata affidata o che siete chiamati a servire. L'amore per la sposa di Cristo gradualmente vi consente di imprimere traccia di voi nel suo volto e al tempo stesso di portare in voi i tratti della sua fisionomia. Quasi questo scambio tra il pastore e la Chiesa a lui affidata, il pastore che riconosce nel volto della sua Chiesa il volto di Cristo,
e allo stesso tempo imprime la sua particolarità, le sue peculiarità, i doni dello Spirito nella sua conduzione pastorale della nuova diocesi. Un nuovo percorso dove porterà tutto il suo vissuto, il cammino fatto finora di uomo e di sacerdote nelle parrocchie della Santissima Resurrezione, di San Giustino de Jacobis, di San Francesco d'Assisi, sempre a Brindisi, la comunità del seminario minore, l'amata parrocchia della Santissima Annunziata ad Ostuni e soprattutto, in ordine cronologico, l'ultima, la chiesa madre di Mesagne, che lo ha custodito, possiamo dire, Don Mimmo, con grande amore in quest'ultimo anno, un amore tra l'altro contraccambiato. Certo, credo che il tratto maggiore che caratterizzerà la sua relazione con il popolo a lui affidato sarà veramente questa carica di umanità che ha sempre espresso e comunicato al tempo stesso. Quindi credo che, come ha sempre fatto, quella cura delle relazioni. Nel pieno rispetto appunto delle specificità di ciascuno. Canterò le misericordie del Signore, misericordias Domini cantavo, il motto tratto dal versetto 2 del Salmo 89. Che fa parte appunto del motto dell'Episcopale, così messo nello stemma. Vediamo così come anche il Cardinale ha già esplicitato per certi aspetti. Uno stemma che una croce gemmata su un fondo azzurro. Che indica il mistero pasquale, la morte e la resurrezione di Cristo. E allo stesso tempo l'azzurro, lo sfondo azzurro indica il mistero di Dio, quel mistero che ci avvolge, mistero che ci precede e mistero che ci accoglie allo stesso tempo. Ma soprattutto poi quella stella che troviamo nello stemma, che indica la Vergine Maria quale guida del suo percorso, del suo cammino. Presente anche nello stemma le onde del mare ad indicare l'Adriatico e lo Ionio allo stesso tempo, il mare di Brindisi e di Rossano Cariati. Il mare nel quale comunque siamo chiamati a navigare, dove la Chiesa rappresentata dalla barca solca verso il porto sicuro, guidata dai successori degli apostoli, da Pietro prima di tutto, la Chiesa da Pietro e dai successori degli apostoli. Una vita sacerdotale generata da Monsignor Settimio Todisco. Attraverso l'ordinazione presbiterale, così come è stato ricordato dal Cardinale, un'ordinazione presbiterale che è avvenuta il 28 settembre 1985. Monsignor Todisco, che come ha ripetuto spesso in più occasioni Monsignor Satriano, è stato un padre premuroso. Certo, un padre guida e punto di riferimento sempre, attualmente anche attraverso il suo ministero orante per la nostra diocesi. Alla stessa stregua del resto anche di Monsignor Rocco Talucci, che lo ha scelto come stretto collaboratore e quindi anche come vicario generale e poi ancora come segretario del sinodo che la nostra diocesi ha vissuto. Agli arcivescovi e ai vescovi chiede il dono della pazienza e della comprensione nell'accoglienza all'interno del collegio episcopale. Sì, questo sarà poi dopo, vedremo quanto Monsignor Satriano nel suo indirizzo di saluto, certamente. Vedere forse una figura non a tutti familiare, quale l'eparca dell'eparchia di Lungro, degli Itolo albanesi, di rito bizantino appunto. Alcune parrocchie sono nel territorio della diocesi di Cariati Rossano, di Rossano Cariati. Alto e glorioso Dio, il cuore
Sono presenti alla celebrazione anche rappresentanti, pastori e rappresentanti ortodossi e valdesi allo stesso tempo, a dire quel cammino di comunione che la diocesi di Brindisi-Ostuni sta conducendo con i nostri fratelli, appunto ortodossi e valdesi. Un cammino che ci vede insieme coralmente nell'approfondimento della parola di Dio e nella preghiera allo stesso tempo. Domani 4 ottobre alle ore 18 Monsignor Giuseppe Satriano intanto presiderà la prima celebrazione da vescovo proprio a Mesagne, e domenica 5 nella cattedrale proprio qui a Brindisi alle ore 18, e la domenica successiva poi nella concattedrale di Ostuni. Sì, nella cattedrale di Brindisi, anche come congedo dalla sua città, è figlio di questa città, di questa chiesa cittadina di Brindisi, originaria appunto della parrocchia della Santissima Resurrezione, dove ha prestato anche il suo servizio di giovane catechista e ha iniziato il suo percorso da seminarista. Il 26 poi prenderà possesso della nuova diocesi. Preghiamo. Per la potenza del sacrificio eucaristico, moltiplica, Signore, nel vescovo Giuseppe i doni della tua grazia, perché fedele nel servizio riceva il premio riservato agli operai del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Ed ora, al canto di lode e ringraziamento alla Trinità, accogliamo la benedizione del nuovo vescovo in mezzo a noi. Seguiamo il libretto a pagina 37. Sede. Sanctus Dominus Deus.
te martirum candidatus, laudet exercitus. Et erotem magus, sulla fine regne il suo saluto di ringraziamento. Come siete belli. Rivolgo questa preghiera, saluto, pensando anche a chi con un po' di disagio ha seguito fuori la Santa Messa, la celebrazione di questa consacrazione episcopale all'interno di questa meravigliosa Eucaristia che abbiamo condiviso. Canterò senza fine le grazie del Signore, con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli, perché hai detto la mia grazia rimane per sempre. Oggi il Signore si è reso presente in mezzo a noi e ci ha visitati con il suo Spirito, permeando di misericordia la vita di ciascuno di noi. Per la preghiera e l'imposizione delle mani, la mia vita di uomo povero e fragile è stata inondata dalla forza del suo respiro d'amore. E a causa della sua grazia, che rimane per sempre, mi è donata la fiducia e la gioia per amarlo e servirlo. Con voi mi sento adornato di una veste di grazia che mi conferma nel suo amore, unica realtà intorno a cui crescere con essenzialità, per portare il lieto annunzio ai poveri, per fasciare le piaghe dei cuori spezzati, per proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri e per promulgare l'anno di misericordia del Signore. Tutto
dinanzi alla certezza del suo amore, diviene relativo e si apre alla bellezza, alla gioia. I telespettatori che ci potranno seguire sul TG Norma 24, quindi l'invito a chi finora ci ha seguito su Telenorba 7 a spostarsi sul TG Norma 24 sul canale 180 del satellite. Senza nulla trattenere, e tutto ha offerto, senza nulla accumulare. Desidero perdermi nell'abbandono alla croce gloriosa del Cristo per rinascere continuamente e vivere in quella fedeltà d'amore a braccia aperte, come ha testimoniato San Francesco d'Assisi. Con questi sentimenti ti rendo grazie, o Padre, per il dono della Chiesa, madre e maestra, fragile e forte, per le testimonianze cariche di luce e di bene, come quella di Papa Francesco, che mi ha chiamato a questo ministero e che con coraggio evangelico sta conducendo noi tutti a vivere percorsi di conversione nell'amore e nella gioia del Cristo risorto. Benedicilo, o Padre. Ti lodo, o Signore, perché mi hai creato e chiamato in questa bella e amata chiesa di Brindisi Ostuni a vivere l'esperienza nuziale dello Spirito, inaugurata presso il fonte battesimale e dilatata nel sacramento dell'ordine. Conducimi con la tua infinita misericordia e aprimi all'inedito dei tuoi orizzonti. Ti benedico per la mia famiglia, con papà Luigi, che dal cielo si unisce a noi in questa liturgia, la mamma e gli amati fratelli che accompagnano il mio cammino. Ti rendo grazie, oh Signore, per la comunità del seminario regionale di Molfetta. Educatori, professori e amici con cui ho imparato l'alfabeto della sequela, intravedendo la vita presbiterale come vita di donazione piena. Ti lodo, Padre, per la famiglia del presbiterio diocesano, che mi ha accolto e con fraterna vicinanza mi ha accompagnato a questo momento così ricco di grazia. Penso ad alcuni tra noi che hanno raggiunto il paradiso, come l'indimenticabile Don Nelio Antelmi e il caro Don Angelo Argentiero. Ti prego in modo particolare per tutte quelle persone, semplici e povere, disabili, bambini, giovani e anziani, famiglie che hanno nutrito la mia esistenza e la sostengono con la loro preghiera e l'offerta delle proprie fatiche. In questo momento il mio cuore va ai fratelli della comunità di San Giorgio all'Aisamis in Kenya, ma anche alle comunità ecclesiali dove ho vissuto il mio cammino di uomo e di sacerdote, le parrocchie della Santissima Resurrezione di San Giustino de Jacobis e di San Francesco d'Assisi in Brindisi, la ricchente comunità del Seminario Minore, l'amata parrocchia della Santissima Annunziata in Ostuni e la bella comunità della Chiesa Madre in Mesagne, che mi ha custodito con amore in questo ultimo anno. Tutti questi, o Padre, sono stati gli spazi esistenziali dell'amore in cui tu mi hai plasmato. Benedicili e rendili sempre benedizione per quanti vivono ed operano in essi. Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, nella luce del mistero celebrato, la bellezza del vostro essere qui diviene segno grande di comunione. Sento forte il bisogno di esprimere gratitudine e gioia anche a voi tutti, innanzitutto a lei, Eminenza Reverendissima. Cardinale Salvatore De Giorgi, esprimo viva e filiale gratitudine perché con squisita gentilezza ha voluto accettare l'invito a presiedere questa ordinazione, generandomi al ministero episcopale mediante l'invocazione dello Spirito Santo e l'imposizione delle mani.
le sue origini salentine e il lungo cammino vissuto a servizio della Chiesa, nella fiducia dei papi, rendono un testimone autorevole e un padre attento e amabile. Mediante lei desideriamo far giungere al Santo Padre Papa Francesco l'adesione piena e obbediente al suo magistero e l'abbraccio filiale colmo di affetto e di gratitudine. A lei, Eccellenza, Monsignor Domenico Caliandro, pastore della nostra Chiesa, esprimo tutto il bene che il mio cuore avverte. Ieri, da giovane seminarista, grazie alle sue lezioni sulla coscienza, trovai la forza e la bellezza di un sì per sempre. Oggi, anche per la sua sollecita cura, il mio sacerdozio giunge a sperimentare la pienezza del sacramento. Grazie, Arcivescovo Domenico. La vicinanza... La vicinanza schietta, offerta, e il suo sostegno sono stati un dono prezioso. A lei, Eccellenza, Monsignor Rocco Talucci, rivolgo... A lei... A lei, Eccellenza, rivolgo il saluto del cuore, commosso e grato per aver voluto credere in me, ponendomi accanto alla sua persona nel servizio a questa diletta chiesa di Brindisi Ostuni. In lei ho sperimentato le fatiche e le gioie di un vescovo che ha sempre amato la Chiesa di Cristo con tutto se stesso. Ha seguito il mio cammino con amore di padre. Per questo averla qui è una gioia grande. Non da ultimo, e lo ripeto, non da ultimo, rivolgo un saluto filiale a Sua Eccellenza Monsignor Settimio Todisco. Arcivescovo emerito di questa nostra Chiesa, e lo ringrazio dal profondo del cuore per avermi generato alla vita sacerdotale. Tanti sono i ricordi del cuore che mi legano a lui. Impossibilitato ad essere tra noi per la fatica dell'età, come padre premuroso continua a seguire e benedire il mio cammino. A lui il ricordo di tutti noi, colmo di grande affetto. Lo sguardo. Lo sguardo si allarga a voi, eccellentissimi arcivescovi e vescovi, che con corale partecipazione avete voluto condividere questa celebrazione. Dalla Calabria, dalle Puglie, dalla Basilicata e anche da lontano. A ciascuno esprimo profonda gratitudine, chiedendo umilmente il dono della pazienza e della comprensione nell'accogliermi all'interno del Collegio Episcopale. La vostra esperienza di fratelli maggiori sarà luce e consiglio per il mio cammino. Tra voi saluto in particolar modo l'ordinario militare per l'Italia, Sua Eccellenza Monsignor Santo Marcello. Che per 8 anni ha guidato con zelo e generosità l'amata arcidiocesi di Rossano Cariati. E saluto anche la presenza cara del Vescovo di Novara, Sua Eccellenza Monsignor Franco Giulio Brambilla, che dal profondo nord ha voluto essere tra noi. Un saluto cordiale, colmo di gratitudine a Sua Eccellenza Monsignor Nunzio Galantino, segretario della CEI,
e pastore della diocesi di Cassano allo Ionio, vicino di casa, che nonostante i suoi molteplici impegni è qui con noi. A lei affido il saluto di questa assemblea per il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Sua Eminenza, il Cardinale Angelo Bagnasco. Nella persona dell'amministratore diocesano, Monsignor Antonio De Simone, che ammiro per il delicato servizio reso per lungo tempo, saluto e ringrazio tutti i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i diaconi, i seminaristi e i numerosi fedeli convenuti dalla bella e già da me amata Chiesa di Rossano Cariaco. Voi siete la sposa che il Signore mi affida con amore, come suo amico e custode. Voi siete il cuore palpitante del ministero che mi attende. Voi siete la mia nuova casa. Accogliendovi qui a Brindisi, ho trascorso con voi due giornate bellissime in agosto, ricche di cordialità e simpatia. Ora ci attende un cammino comune da vivere con fiducia e speranza nel Signore. Confido in ciascuno di voi. Dio vi benedica. Un sentito e cordiale saluto ai rettori del Pontificio Seminario Regionale di Molfetta, Monsignor Luigi Renna, e del Seminario Romano Maggiore, Monsignor Concetto Occhipinti, con la viva ammirazione per il delicato compito educativo da loro svolto con i nostri giovani seminaristi. Saluto il prefetto di Brindisi, Sua Eccellenza il Dottor Nicola Prete. E in lui ringrazio per la presenza e per l'onore dato a questa nostra assemblea tutte le autorità dello Stato intervenute, civili e militari. Rivolgo un grazie sentito per la collaborazione offerta al sindaco di Brindisi, Cosimo Gonzales. E in lui porgo il mio saluto a tutti i sindaci dei comuni dell'arcidiocesi di Brindisi-Ostuni e delle amministrazioni comunali dell'arcidiocesi di Rossano-Cariati, che hanno voluto presenziare a questa celebrazione. Alle associazioni ecclesiali e di volontariato, al coro, agli scout e a quanti si sono resi presenti nel curare questa celebrazione va la personale gratitudine. Alle care comunità monastiche delle due diocesi che pregano da luglio per questo giorno, tutta la mia riconoscenza e vicinanza. Sempre forte sarà il pensiero e la preghiera per tutti. Dio vi benedica. In conclusione desidero affidarmi all'intercessione dei santi patroni delle due diocesi. Con loro e unito a voi invoco la materna protezione della Vergine Santa, venerata in Rossano e nel nostro seminario regionale. Maria Santissima Chiropita, prega per noi. Regina Apulie, Ave Maria. Voi siete la mia nuova casa, ha detto il nuovo arcivescovo in riferimento al popolo di Dio,
alla Chiesa di Dio che si trova in Rossano Cariati. È molto bello anche il riferimento che ha fatto ai due sacerdoti defunti, Monsignor Elio Antelmi, che è stato suo padre spirituale e suo predecessore come vicario generale. Dio nostro Padre, che ti ha costituito pastore e guida della Chiesa di Rossano Cariati, ti benedica, ti custodisca nella vita presente e ti doni la beatitudine eterna. Cristo Signore, conceda al clero e al popolo, unite nel suo amore, di godere del suo favore per lunghi anni sotto la tua guida pastorale. Lo Spirito Santo ti renda obbedienti al Divino Maestro, docili al tuo ministero, liberi da ogni avversità, colmi di tutti i beni e dopo una vita serena e tranquilla li accolga con te nell'assemblea dei santi. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Pagina 41, prima del canto finale, salutiamo la Madre di Dio. Cerimonia in chiusura, noi continueremo a seguire questi ultimi minuti prima di lasciarvi all'informazione di TG Sud, solo su TG Norba 24, quindi preghiamo i telespettatori che stessero seguendo su Telenorba 7 di spostarsi sul canale 180 del digitale terrestre. Continuiamo a seguire la cerimonia. Seguiamo il canto a pagina 42. Santissima Madre di Dio, siamo ormai alla conclusione di questa consacrazione episcopale di Monsignor Giuseppe Satriano, vescovo eletto di Rossano Cariati. Don Mimmo, prima di salutarci, un commento su questa cerimonia e sul messaggio. Certamente abbiamo vissuto un momento quanto mai bello,
raro allo stesso tempo per quanto concerne almeno la vita di una chiesa locale, di una diocesi, e quindi la gratitudine a Dio per aver voluto donare a questa chiesa il preziosissimo dono di un nuovo arcivescovo. Questo è per noi una cosa bellissima che ci ricolma di gioia veramente, che va a esprimere allo stesso tempo la bellezza e la preziosità di questa chiesa locale, che ha saputo esprimere per grazia di Dio un nuovo arcivescovo donandolo ad una chiesa sorella. E sui saluti di Monsignor Satriano, che continua a salutare i tantissimi fedeli che sono accorsi a presenziare questa cerimonia, noi concludiamo, ringraziamo tutti i telespettatori che ci hanno seguito finora. Io ringrazio te, Don Mimmo, per essere stata la mia spalla liturgica, e a tutti voi, amici di Telenorba, una buona serata e un buon proseguimento sui nostri canali. Buonasera. Buonasera a tutti. Ecco, si chiude qui questa cerimonia, tra l'altro molto commovente, oserei dire. Noi ritorniamo con la nostra informazione, vi lascio al TG Sud. Grazie, arrivederci a più tardi.